le piante praticamente ci hanno inventato. Perché? Beh, prima di tutto perché hanno creato l'atmosfera, l'ambiente in cui viviamo. Hanno creato quello che respiriamo con la loro fotosintesi. Hanno creato quello che mangiamo, direttamente o indirettamente il cibo deriva dalle piante. Il combustibile che usiamo è delle piante, sia il legno che tutto il resto, petrolio, gas, deriva dalle antiche foreste che sono rimaste sottoterra. Le medicine, voglio dire, quasi tutti i principi attivi delle nostre medicine derivano dalle piante, cioè tutto, noi dobbiamo tutto alle piante, dobbiamo tutto, sono come dei nostri parenti, eh? Non ci sarebbe niente neanche culturalmente, pensate all'arca di Noè. Noè mi costruisce l'arca, con che cosa la costruisce? Con le pelli di capra gonfiate? No, mi sacrifica una foresta per costruire questa enorme arca. E poi cosa succede? Manda la colomba per vedere se il mondo è rinato. E cosa si porta nel becco la colomba? Una marmotta? No, si porta un rametto di ulivo, capite? Oppure, non so, Tarzan, ecco, una nostra favola. Tarzan che cosa si attacca? Le tende di casa? No, di certo, si attacca alle liane, vive nella foresta. Pinocchio, con cosa è fatto? Col Lego? No, è fatto col legno duro vero. Non so, Newton, gli sono tu un albero, bam, gli cade una mela sulla testa e ti inventa la gravità, cioè l'attrazione terrestre. Se fosse caduta una tegola non ci sarebbe neanche questa teoria, capite? Deriva tutto dalle piante, per cui la salute delle piante è importantissima. Purtroppo la globalizzazione, cioè la movimentazione di merci e persone, e poi per l'incuria, l'ignoranza, la stupidità e anche il caso, hanno fatto sì che tantissime specie aliene invadessero delle zone in cui prima non esistevano queste specie, e quindi minacciano clamorosamente la sostenibilità agroalimentare, soprattutto dei paesi più poveri, ma adesso anche del nostro paese. E noi cittadini cosa possiamo fare? In primis, quando andiamo all'estero, non portiamoci via vegetali, semi, frutti, piantine, perché lì possono annidarsi dei parassiti senza che noi ce ne accorgiamo. Non compriamo online cose che non sono certificate, che ci arrivano da che siti, non si sa. Facciamo molta attenzione, molta molta attenzione, perché? Perché la salute delle piante passa anche da noi. Vediamo le piante come se fossero dei nostri bisnonni, quindi accorgiamoci che la salute dei nostri bisnonni è anche la nostra salute.